contaminati, inquinati, con un tour che si chiama Tour dei Veleni. Io non mi faccio avvelenare. Con la, diciamo, con l'aiuto degli abitanti del luogo hanno cercato di fare una mappatura di questi siti che sono stati inquinati non solo dalle nostre industrie, e come ben sappiamo le rivelazioni di Carmine Schiavone, che abbiamo saputo tramite le sue ultime esternazioni, che poi purtroppo è morto, che praticamente la camorra qui nella nostra zona ha sotterrato schifezze di qualsiasi tipo, schifezze che poi ci ritroviamo nella terra, quindi anche negli ortaggi, nel mangiare, negli animali. E quindi quando noi dei 5 Stelle abbiamo saputo questa cosa, ci siamo un po' attivati sul territorio, appunto per cercare di individuare insieme ai cittadini. Ecco perché noi cerchiamo la partecipazione. Noi non vogliamo i voti, vogliamo che la gente inizi a partecipare. A partecipare, quindi a interessarsi della vita delle prossime generazioni, quindi dei figli, dei nipoti. E dicevo, questo gruppo di attivisti di Frosinone, specialmente Paola, Paolo e Ilaria e altri, anche in sinergia con i nostri attivisti portavoce alla regione, hanno cercato di fare qualcosa, quindi di andare in giro e di verificare proprio sui posti quell'inquinamento, quello che questa gendaglia ha procurato a spese della nostra salute. E sono riusciti anche a livello regionale a istituire quel registro tumori che noi come regione ancora non avevamo, anche se poi tutte le forze politiche di destra e di sinistra hanno cercato di metterci il cappello, ma quella è stata una proposta del Movimento 5 Stelle votata da tutti. E oggi, se abbiamo un registro tumori che servirà per la prevenzione, servirà per la mappatura, servirà per tantissime cose, c'è un comitato scientifico che lavorerà in questo in sinergia con i vari istituti tumorali. E lo dobbiamo grazie al Movimento 5 Stelle, perché questi della politica non fanno altro che parlare di se stessi. Loro parlano solo di alleanze, parlano solo di mettersi insieme, ma dei problemi non ne parlano proprio. E quindi grazie a questi ragazzi, insomma, che lavorando insieme con gli attivisti delle portavoci regionali hanno fatto questa cosa. Quindi poi saranno loro a spiegarvi meglio e a entrare nel dettaglio di queste loro tappe. Questa per esempio è la 15ª o 16ª tappa che loro fanno in questo nostro territorio. E ritornando a questa classe politica di destra e di sinistra, io volevo dire un'altra cosa, che praticamente loro non fanno politica per il bene comune, ma lo fanno soltanto per perpetuare la loro poltrona. Voglio fare solo un esempio, l'esempio dell'Ilva di Taranto. Quando l'Ilva, che era l'ex Italsider, fu regalata ai Riva, nessuna forza politica, né di destra né di sinistra, ha detto ai Riva di mettere a posto quel campo minerario che fa volare quelle sostanze ferrose che poi vanno nei polmoni degli abitanti del quartiere d'Amburri e di tutta Taranto. Quindi sono passati 20 anni, non c'è stato un governo che abbia detto ai Riva di costruire una struttura per mettere in sicurezza questo campo millenario. E perché non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto perché Riva foraggiava i partiti dando soldi, contributi personali ai politici e alle loro fondazioni. E quindi, invece di spendere 3 miliardi per mettere in sicurezza la salute dei cittadini di Taranto, preferiva pagare 10 milioni
in bonus, parola che va molto di moda di questi tempi, dando dei bonus a questi politici che prendevano contributi per qualsiasi cosa, da destra a sinistra. Quindi per 20 anni la gente di Taranto è morta e continua a morire sotto il ricatto: o muori per tumore o muori per fame. Ma nessuno, né destra né sinistra, ha cercato di risolvere questo problema. Ho fatto questo esempio apposta per farvi capire che noi abbiamo una classe politica che non pensa ai problemi reali del paese, pensano soltanto a perpetrare il loro posto di lavoro, perché loro sono i professionisti della politica, loro sono quelli capaci, loro sono quelli che hanno le competenze, hanno talmente tante competenze che in tutti i comuni dove vince i 5 Stelle trovano sempre miliardi di debito. Ammazza quante competenze che c'hanno. Se quelli sono quelli competenti, viva i dilettanti, viva i dilettanti. Comunque, prima di passare la parola a Ilaria, voglio ricordare una famosa frase che diceva Gianroberto Casaleggio. All'inizio lui disse: non vi preoccupate, all'inizio vi delideranno, poi vi copieranno e alla fine spariranno. Ecco, noi siamo nella terza fase, i partiti stanno sparendo. Grazie. Alla fine concluderà la nostra kermesse il nostro attivista Massimiliano Carciola. Adesso passo la parola a Ilaria, Paola Indigeno e Paolo. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Si sente? Non sono abituata io, si vede, Scusate, Preferisco. Allora, buongiorno. Io vi devo parlare nello specifico di registro tumori. È una tematica che, diciamo, me ne sto occupando personalmente, ma grazie a tanti attivisti da tanti anni. E ho iniziato nel 2012 a cercare di capire come poter attuare anche nella nostra provincia e quindi poi a livello regionale il registro tumori. Oggi nella Regione Lazio abbiamo finalmente una legge regionale, la numero 7 del 2015, che prevede l'istituzione del registro tumori nella Regione Lazio. Allora, prima di parlarvi nello specifico di che cos'è il registro tumori e quali sono le finalità, importante è capire tutto il gioco che c'è stato dietro fino all'arrivo al raggiungimento quindi dell'approvazione della legge. Nel 2013, a dicembre, il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge a firma di Davide Barillari e poi di tutti gli altri 6 portavoce regionali, che istituiva appunto che in merito all'istituzione del registro tumori. Dal 2013 al 2015, per volontà politica, non si è mai scelto di calendarizzare la proposta di legge, perché avevano altre proposte di legge più importanti e quindi passava sempre in secondo piano, fino a maggio del 2015, quando è passata in commissione, si è discussa e poi è arrivata in aula per l'approvazione. Quindi l'approvazione c'è stata al giugno del 2015 e quindi oggi abbiamo una legge. Dal 2015 al 2016, vi dico questo perché poi a livello finale riuscite a capire i tempi burocratici che ci hanno messo per approvare, che ancora non è attuativa poi in tutto ciò. Quindi nell'agosto 2016 è stato approvato, quindi dopo un anno dall'approvazione della legge, il regolamento attuativo della proposta di legge. Che cos'è un regolamento attuativo? Cioè la giunta dà delle linee guida, un regolamento per far attuare la legge. Poi ci si è resi conto che nella delibera di giunta dell'agosto 2016 c'era un problema con la privacy, quindi non si sapeva come poter utilizzare questi dati che poi iniziavano ad accumularsi, e quindi abbiamo aspettato un altro anno e siamo arrivati al 7 novembre 2000, quindi pochi giorni fa, 2017, per avere la delibera di giunta che regola la legge sul registro tumori.
Quindi questo per farvi capire che in questi anni, quindi un buco dal 2015 al 2017, in cui ci è stato detto di tutto, uno, questa è una legge che, al cui diciamo, il fondo del bilancio gli servono solo 100.000 euro per la sua attuazione, 100.000 euro, se voi pensate che in Consiglio regionale di vitalizi si spendono 17 milioni di euro, 100.000 euro non è niente. Che cosa è il registro tumori? Il registro tumori è una raccolta dati a livello statistico ma scientifici che serve per capire, quindi per capire se c'è una correlazione tra l'insorgere di determinate patologie tumorali e un determinato ambiente. Perché, un esempio, su una determinata zona c'è una determinata patologia tumorale avviene su 100 abitanti in 80, non è normale, non è a livello scientifico spiegabile, se non in correlazione con l'ambiente circostante. Quindi sicuramente la sua non attuazione in questi anni è sicuramente data a livello di responsabilità amministrativa, perché il governatore che si trova, un buon amministratore, governatore, che si trova quindi a dover gestire questi dati, vuol dire che si deve prendere la responsabilità che se in un determinato territorio come Aquino, come Frosinone o come Civitavecchia ci sono determinati tipi di patologie tumorali con determinati decessi purtroppo, allora vuol dire che qualcosa a livello ambientale non va bene. Ecco perché hanno paura di far partire ufficialmente e quindi in maniera scientifica questo registro, perché ad oggi in realtà c'è il regolamento attuativo, adesso dal 7 novembre c'è il regolamento, però poi il regolamento è diviso, noi abbiamo una sede centrale che è il DEP, il Dipartimento di Epidemiologia e del Servizio Sanitario Regionale, e poi ogni ASL della regione forma un'unità funzionale, quindi ASL di Frosinone, di Rieti, di Latina e di Viterbo. La raccolta dati di ogni ASL viene grazie ai medici di famiglia, quindi anche il loro contributo, e poi il comune che cosa fa? Il comune aiuta nella raccolta di questi dati e anche a provvedere al censimento dell'Istat, dei dati Istat. Quindi se questa macchina funziona, ci vogliono tanti anni. Noi a Latina e Viterbo abbiamo esempi del registro tumori provinciali da 30 anni e forse adesso iniziamo a capire, a poter leggere determinati risultati. È impossibile che purtroppo nell'arco di brevi mesi, di breve tempo, riusciamo a poter utilizzare questi dati per fare la correlazione. Ci vuole tempo e ci vogliono anni. Però già il fatto che nel 2017 lo abbiamo, però è tutto in salita perché da adesso si parte. Una cosa importante è che io non, oltre il registro tumori, che comunque è vero, è una catalogazione di dati, quindi a livello statistico vengono messi i decessi, le malattie, quindi i determinati tipi, le tipologie tumorali, tutti i malati oncologici perché sono morti, e poi da lì si vede la zona di appartenenza e si iniziano a accumulare dati. Quindi è un lavoro scientifico e a livello però statistico, quindi ci vogliono grandi numeri per poi darne la certezza. Oltre il registro tumori, secondo me, mi auguro che a livello nazionale si faccia lo stesso percorso che si è iniziato nella regione Lazio, che quindi riusciamo ad avere una legge di istituzione del registro tumori, ma non solo quello del registro tumori, ma anche della georeferenziazione delle patologie. Perché? Perché il registro tumori sono dati di malati oncologici che però purtroppo non ci sono più. Parlare della georeferenziazione delle patologie autoimmuni, ad esempio, che poi ne parlerà Paola, è sicuramente un punto a nostro favore per cambiare adesso. Noi e poi sta nel programma. Abbiamo a livello nazionale una legge, e poi passo la parola a Paola, importantissima, sempre grazie al Movimento 5 Stelle, quindi quando i cittadini sono all'interno delle istituzioni
riescono a portare veramente la voce di altri cittadini. Abbiamo finalmente una legge che è quella degli agoreati, quindi finalmente chi inquina paga. E questa è una grande vittoria, perché anche qui ci vogliono anni, ci vuole tempo, però è scritta e quello che rimane scritto è. Quindi queste importanti leggi, gli agoreati e io mi auguro la legge del registro tumori, diano dignità anche a troppe vittime, io dico vittime dello Stato, ogni volta purtroppo che ognuno di noi si trova ad affrontare determinati tipi di notizie, determinati tipi di lotta, purtroppo io, ecco perché poi noi siamo partiti con la Ciociaria Terra dei Veleni, ci è stato detto che era un nome troppo forte, che era un nome troppo esagerato. A noi, proprio perché amiamo la nostra terra, purtroppo siamo stanchi di essere avvelenati dall'ambiente circostante, dall'acqua che dovrebbe essere una risorsa. Non lo è più l'acqua una risorsa, perché l'acqua è un veleno, così come l'aria, così come la terra. Quindi con tutta la nostra forza, ognuno poi faccia quel, cioè questo poi in realtà è fare politica, cioè occuparsi della res pubblica, delle cose che poi che è un bene comune di tutti. E quindi io da parte, se tutti noi facessimo una piccola cosa, sicuramente riusciremmo a cambiare questo paese, a partire da Quino fino ad arrivare a Frosinone, il Lazio e l'Italia tutta. E io vi ringrazio, così poi Paola vi parla nello specifico delle malattie autoimmuni. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Paola, faccio parte insieme a Paolo, a Ilaria e tanti altri attivisti della provincia di Frosinone del gruppo Ciociaria Terra dei Veleni. E vengo chiamata perché siamo un gruppo di esperti, spesso ci viene detto che noi non studiamo, no, noi siamo un gruppo di esperti che è partito per un viaggio nella provincia di Frosinone per far vedere tutto ciò che non andava a livello ambientale. Io sono una biologa, per cui il mio ruolo all'interno del gruppo Ciociaria Terra dei Veleni è collegare l'inquinamento alle malattie. Ilaria si è occupata in particolare dei tumori. Io invece, siccome sono una persona curiosa, sono andata a vedere ma il tumore viene da qualcosa che magari è successo prima nell'organismo. Se facessimo attenzione magari a queste cose che si verificano prima della patologia grave, spesso a cui non si può porre rimedio, se intervenissimo prima forse si potrebbero evitare alcune morti. E allora che ho detto? Ma non ci si ammala solo di rumori, ci sono anche tutta un'altra serie di malattie, quelle che vengono chiamate malattie, noi vogliamo chiamare georeferenziate, cioè ad alcune malattie che sono invalidanti per tutta la vita e a cui è difficile porre rimedio. Quindi io oggi vi dovrei parlare di quelle che sono venute fuori nell'ultimo periodo, che sono le malattie autoimmuni. Dovrei essere il più tecnico possibile, però se sono tecnica voi non mi capite, quindi vi faccio un esempio particolare. Vi racconto anche la mia storia, perché noi il nostro motto è non ci facciamo avvelenare, e di fatto io sono una persona già avvelenata dal nostro ambiente. Perché me ne sono accorta così, perché all'inizio si parla, cominci ad avere dei malesseri, e questi malesseri magari quando vedi che le analisi sono tutte a posto e dice ma sei stressata. Beh, io vi dico che lo stress sì, può portare tante patologie, ma più quello che succede a livello di stress della nostra fisiologia che porta a una serie di patologie che adesso vi andrò a spiegare. Come sistema di difesa il nostro organismo, che cosa fa? Quando arriva nel nostro organismo qualcosa di estraneo, lo attacca, cerca di attaccarlo in tutti i modi. Ci sono in pratica due modi che l'organismo usa per attaccare quello che è estraneo, quello che non fa bene al nostro organismo, e si parla di una risposta cellulo-mediata e una risposta ummolare. Lo dice la parola stessa, cercherò di farvelo capire. La risposta cellulo-mediata sono quelle cellule grandi che vanno a prendere la particella estranea, la inglobano e la distruggono.
E poi ci sono, invece, la risposta umorale è quella con la produzione di anticorpi. Ecco, questi anticorpi, alcuni dicevano io ho anticorpi da leone, era meglio quando si andava a fare la terra, che così le difese immunitarie si facevano più forti. Io sono d'accordo con loro, però quando c'era mia nonna. Adesso se andiamo nella terra ci procuriamo delle patologie che veramente sono invalidanti per tutta la vita. Sì, proprio questo è il termine, perché non ti permettono più di vivere una vita agiata, serena. Allora, che cosa succede? Che le particelle che noi, gli inquinanti che noi mettiamo dentro e non ce ne accorgiamo nemmeno, tramite l'acqua, tramite quelli che sono gli ortaggi che noi pensiamo essere più genuini degli altri, ma che vengono coltivati vicino a dei centri magari di rifiuti, a un termovalorizzatore. Che cosa succede? Che oltre alla sostanza che inglobiamo anche delle particelle che rimangono nel nostro corpo. Il corpo si ribella, comincia a fare a produrre degli anticorpi. La maggior parte degli anticorpi magari vanno pure a segno, ma contro le sostanze no, perché le sostanze vengono inglobate nelle cellule. Quindi che succede? Che questi anticorpi si rivolgono verso le nostre cellule, attaccano il nostro organismo. Il nostro organismo distruggendo la nostra, le nostre proprie cellule, le cellule che dovrebbero farci vivere bene. E a seconda del dipartimento, del comparto, si dice in termine medico, che vanno a prendere questi anticorpi, si produce quella che viene chiamata una flogosi, cioè una semplice infiammazione. E una volta, e due, e tre, poi si passa alla non ci si può fare niente. Hanno adesso degli agenti chimici, ma ci sono anche gli agenti infettivologici che possono portare ad una costante infiammazione di cui noi non ci accorgiamo. E dopo queste costanti infiammazioni, oltre ad arrivare alla patologia tumorale, possiamo arrivare a tante altre cose, possiamo arrivare a quelli che adesso conosciamo come morbo di Crohn, l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso. Prima queste non si conoscevano, ma sono quello che è successo a me in breve. Io non riuscivo a capire perché sono dimagrita 15 kg in due mesi, non sapevo quello che fare, sono andata purtroppo nella sanità laziale, non mi hanno saputo riscontrare perché non c'erano ancora delle analisi che vi possono permettere di scoprirle subito queste malattie. Vi preannuncio che adesso ci sono, quindi sarebbe sano anche se qualcuno di noi comincia a sentire qualcosina, un piccolo che ne so, risentimento, di andare subito a vederle queste cose. Si chiamano autoanticorpi, sono le analisi contro gli autoanticorpi, autoimmunità. Comunque io sono andata sopra a Bologna purtroppo e mi hanno fatto questa diagnosi, mi hanno detto che io ero affetta da amici di origine autoimmune da natura NDD. Allora, quando ho letto questa cosa io ho detto oh porca miseria, che ho io, perché tutte tecniche, tutte sigle, perché ormai si va avanti con le sigle. E che cosa ho visto? Allora, MICI è malattia infiammatoria cronica dell'intestino, quindi una cosa che mi porterò per tutta la vita. DNDD, da natura da determinare. Ecco, questa è la curiosità che mi ha detto adesso io mi siedo, ragiono un attimo, perché io voglio sapere da perché ho sviluppato questa patologia. Questa patologia che poi porta un costo a livello anche delle singole famiglie, non indifferente, perché i farmaci per curare le malattie autoimmune sono molto costose e non sono passate dal sistema nazionale sanitario. Quindi, cosa significa? Che io sono stata fortunata perché prendo degli antinfiammatori tutti i giorni e la tengo a bada, ma ci sono i casi che vi ho detto prima di artrite reumatoide in cui le persone devono fare delle terapie
che mi viene solo il tecnico, mi viene in mente un termine tecnico, però devo cercarvi di far capire che praticamente addormentano il sistema immunitario per non farlo lottare contro se stesso, contro le nostre cellule. Sono terapie molto dure, si fanno una volta al mese e debilitano fortemente l'organismo. Quindi quello che io adesso vi ho parlato un po' in termini tecnici, ma quello che vi voglio far capire in termini molto semplici, prima di tutto, quando sentite un piccolo risentimento, andate a vedere cosa sta succedendo nel vostro corpo. Lo stress ce l'abbiamo tutti quanti, ma preoccupiamoci di vedere che non sia uno stress anche ossidativo, mi verrebbe da dire da biologa, uno stress del nostro nel nostro organismo. E poi un'altra cosa, siate curiosi. Noi perché vogliamo batterci anche per le malattie georeferenziate? Perché da quelle che si va a finire poi automaticamente sul registro tumori. Vi dico che il mio medico, quello di Bologna, mi ha detto: io non so se era meglio dirti che avevi un tumore o una di queste malattie croniche, perché mi disse in molti casi il cancro oggi si cura, queste malattie ve le porterete per tutta la vita. Quindi, allora, che cosa io sono scesa in campo per dare la mia competenza e per metterla a servizio di quelli che come me, che poi mi sono vista che sono circondata da gente come me. Io lavoro per esempio in un laboratorio analisi e non vi dico quanti casi, non ve lo voglio nemmeno raccontare, quanti casi di malattie autoimmuni sono presenti fra di noi, ma non lo sappiamo. Quindi se siamo in un posto ad alto rischio di inquinamento, cominciamoci a essere curiosi: che mi può capitare qui vicino? Che mi può causare? Che la mia vita sarà serena in un posto del genere? Io penso che per noi e per i nostri figli, riuscirò a far vivere una vita serena a mio figlio vicino ad un impianto di questo genere, di cui vi parlerà poi l'attivista del luogo di Aquino. E beh, cominciamocela a fare queste domande, perché se non scendiamo adesso noi con la partecipazione, col nostro interesse, e cominciamo a far vedere quello che è alla gente, a far conoscere queste cose alla gente, e poi piangiamo. E io non voglio arrivare alle lacrime, perché dentro ognuna delle nostre famiglie qualcuno ha pianto, e continueremo a farlo se non ci sveglieremo e saremo proprio noi a proteggere noi stessi e le nostre famiglie, le nostre future generazioni da quello che può causare tanto, ma veramente tanto, nel nostro organismo. Vi ringrazio a tutti e passo la parola a Paolo, che sarà un po' meno tecnico di me. Ciao a tutti, innanzitutto io volevo ringraziare il Meetup di Aquino che ci ha dato questa possibilità di parlare ad una piazza. Oggi non è più così facile, sembra una cosa che possa passare nell'immediato, ma non è così. Guardatevi intorno, 2017, qui invece di andare avanti in questo paese, nell'Italia e soprattutto nel Lazio, nella nostra provincia, si torna quasi indietro a livello di comunicazione sociale. Io invece vedo che Aquino è una bellissima comunità oggi qui stretta intorno a questi attivisti, e anche un po' di spazio ce lo dedica. Quindi oggi volevo parlare di questo, soprattutto del fatto della comunità, del fatto che, come abbiamo sentito, in realtà siamo rimasti indietro. Cioè, noi ci dovremmo rendere conto che c'è un gap rispetto a quello che è l'avanzamento di tutto il mondo rispetto a questi temi, l'ambiente, le malattie correlate. Abbiamo sentito parlare del registro tumori, ancora sono anni che se ne parla. In altre regioni già è funzionante, come ha detto Paola, ho dovuto andare a Bologna per vedere qualcosa di funzionante. È ora di portare noi stessi a quel livello. Ecco perché è importante, quando ci sono queste occasioni, ricordarlo a queste comunità che sono, come vedo, attente e che quindi vanno nella direzione dei tentativi di portare queste innovazioni. L'innovazione noi la vediamo oggi anche a livello amministrativo, con il controllo del territorio.
è una frase, una parola, controllo del territorio, che è importantissimo. Lì dove sono stati fatti gli studi si è visto che chi ha il controllo migliore sul proprio territorio riesce a stare intorno alla comunità dei cittadini che ci vivono. Questo può essere appunto nel caso dell'ambiente il controllo di quello che è il degrado ambientale sul proprio piccolo orticello. Quindi nessuno può essere sentinella migliore di colui che vive in quel luogo. Lo Stato deve servirsi di questa metodologia, ma ancora oggi in Italia siamo indietro di almeno 20 anni rispetto a questi argomenti. Lo Stato ancora e le comunità, come i comuni, come le piccole amministrazioni, sono rimaste indietro su questo aspetto. Non sanno, per esempio, quanti cassonetti ci sono, non sanno quanti depuratori effettivamente funzionano, depuratori che siano essi pubblici o privati. Non si sanno ancora quanti sono i punti in cui il degrado ambientale è in grado di causare malattie, come abbiamo visto, quindi con la correlazione tra i dati endemici delle malattie con i dati dell'inquinamento ed è il registro tumori. Siamo indietro, ci dobbiamo svegliare, questo è il punto più importante. Se vogliamo oggi, nel 2017, da oggi in poi, crescere uniformemente con tutta quanta l'Europa e il mondo che ci gira intorno, non possiamo più far finta che questi strumenti siano cose difficili da fare, sono cose semplici. Noi abbiamo creato un'idea, abbiamo lanciato un'idea, un progetto che è la mappa dei veleni, per esempio. In che cosa consiste? È semplicissimo, grazie agli strumenti gratuiti che ci mette a disposizione l'informatica e il web, come per esempio la mappa di Google, una qualsiasi mappa, incominciamo a mettere i puntini in cui abbiamo riscontrato il degrado ambientale, che possa essere quello della matrice dell'acqua, quindi magari un fiume inquinato, può essere l'aria, può essere la terra. Calcolate che, e qui veniamo un attimo al dato già che abbiamo, non è che partiamo dal nulla. Scusate, proprio qualche settimana fa l'ARPA ha creato una blacklist, l'abbiamo soprannominata in questo modo, cioè durante i lavori del SIN Valle del Sacco, che coinvolge, pensate, 40 chilometri di pianura, la pianura del Sacco, quella che fino al 1960 era il mezzo di sostentamento, il vero motivo di crescita, di guadagno agricolo, è stato completamente cancellato. Adesso abbiamo 40 chilometri in cui non si può coltivare. Calcolate il danno economico della popolazione che si è affidata alle lobby che venivano a costruire industrie, anche con la Cassa del Mezzogiorno, abbandonando i campi che oggi non possono essere più coltivati. Eppure l'Italia è diventata una dei più grandi produttori di prodotti, come dire, specializzati ad hoc. Vi siete chiesti perché non c'è un'azienda agricola di un certo livello che sia nella Valle del Sacco? 40 chilometri di pianura, possibile che nessuno ha mai pensato a fare un'azienda agricola? Non si può. Le aziende agricole sono le più piccole, perché le più grandi si rendono conto che è impossibile coltivare lì dove sono stati riscontrati valori assurdi di inquinamento sul Sacco, quindi tutte le zone costiere del Sacco, ma anche nell'Iri e altre zone, anche qui ci sono questi problemi. Oggi per coltivare si deve raggiungere gli 800 metri di altezza, ma vi sembra normale? Cioè gli unici prodotti che abbiamo sono quelli della zona naturalmente più a nord di voi, a Frosinone, sono quelli che sono coltivati sopra gli 800 metri. È pazzesco questo, nessuno se ne fa finta di niente, cioè tutti fanno finta di niente, nessuno se ne vuole rendere conto. Questo è un danno. Allora come si può fare per incominciare a rendersi conto di quelli che sono i dati effettivi sul territorio? Incominciamo, abbiamo chiesto alle persone di farci le segnalazioni, di fare le sentinelle, abbiamo dato ad ogni comune, come facciamo qui oggi ai ragazzi del Meetup di Aquino, la possibilità di raccogliere i dati su una mappa e poi questi dati verranno trasmessi all'ARPA. L'idea è questa. Abbiamo lavorato anche con i comuni, le amministrazioni 5 Stelle come quella di Guidonia, stiamo lavorando insieme con loro per esempio affinché questo strumento divenga dell'amministrazione, cioè diventerà l'amministrazione a dire ai cittadini: siccome io non ho né i soldi né il mezzo di raggiungere ogni punto della mia terra, del mio territorio, siate voi a dirmi dove devo andare, e chiameremo poi l'ARPA per controllare effettivamente cosa c'è. Ripeto, partiamo da un dato di fatto: l'ARPA già durante i lavori del SIN ha dichiarato che la provincia di Frosinone è piena di siti
altamente inquinati, ai quali dovremo lavorare con delle bonifiche. Ancora non si sa poi che tipo di bonifiche potranno bastare. Immaginate, ripeto, 40 chilometri di corso d'acqua interamente inquinato. Poi voglio, e questa è la mappa dei veleni, però voglio parlare anche d'altro, voglio parlare un secondo, se mi date la possibilità, anche della legislatura, cioè della legislazione, scusate, esistente e che purtroppo le comunità poco spesso conoscono bene. Noi parliamo spesso di qualità dell'aria, c'è un piano di risanamento della qualità dell'aria. Quante volte l'avete visto scritto sui giornali? Sforamenti rispetto ai livelli permessi dalle leggi, comunità europea in primis, sulla qualità aerea. E poi c'è un piano di risanamento. Il piano di risanamento attualmente nel Lazio è gestito attraverso l'unione di tutti gli sforzi degli enti, dai locali, quindi anche il comune di Aquino dovrebbe lavorare in quel senso. Ma abbiamo scoperto, andando a leggere tra le righe, facendo gli accessi agli atti, che questo sistema non funziona. Sono gli stessi enti e anche i cittadini che non lo conoscono che non riescono a farlo funzionare. Il piano c'è la normativa. Calcolate? Faccio un esempio su tutti. All'articolo 28 e 29 del piano della qualità dell'aria c'è una prescrizione importantissima dove si dice che i risultati del piano della qualità dell'aria vanno applicati su tutta la normativa autorizzatoria della regione. Cioè, che significa? Che qualsiasi impianto che è sottoposto ad AIA, che sarebbe l'autorizzazione ambientale integrata, quindi quando va l'azienda che va dalla regione dice: guarda, io sto facendo questo impianto, che mi serve l'autorizzazione, ho fatto questo, quindi dimostra la corrispondenza a tutti gli elementi necessari, il piano della qualità dell'aria va a incidere su quello. Ma vi chiedo, quando mai abbiamo visto fermare un impianto perché veniva costruito in una zona dove la qualità dell'aria era già pessima? Mai! Non è stata mai applicata questa normativa, ma c'è l'articolo 28 e 29, andiamola a vedere, c'è la delibera di giunta, c'è tutto del piano della qualità dell'aria, ma fanno finta di niente. Un'altra normativa che ogni comune qui stesso, io credo non l'abbiano mai fatto, dovrebbe compilare, pensate, ogni anno una relazione. E in questa relazione dovrebbero spiegare da una parte i dati raccolti sulla qualità e dall'altra quali sono le attività che sono state portate sul territorio dal comune per risolvere questa cosa. Allora, i comuni, la maggior parte, sapete cosa fa? Chiude il traffico al centro. Perché? Perché si pensa, ancora ci prendiamo in giro, perché ve lo dico io, ci prendiamo in giro, ci sono degli studi che confermano che il traffico veicolare non è il 100% del problema della qualità dell'aria. Io sento ancora nelle trasmissioni in televisione: ah, però a Milano abbiamo chiuso il traffico, adesso è... Sì, Milano è una cosa, ma qualcuno si è mai chiesto perché nella provincia di Frosinone ci sono gli stessi dati di inquinamento della qualità dell'aria di Roma? Cioè, vi rendete conto, a Roma ci sono 3 milioni e 500 mila abitanti, figuriamoci quanti veicoli girano, e noi a Frosinone avremo gli stessi valori? È colpa del traffico a Frosinone? A Frosinone in questo momento abbiano sino a 45.000 persone. I dati del 2011 dicevano che il traffico veicolare massimo c'era intorno alla Montilepini, parlo di Frosinone città, dove passavano sino a centinaia di migliaia di veicoli all'anno, mentre a Roma lo stesso numero si raggiungeva in 30 giorni. Mi spiegate com'è possibile che la stessa qualità dell'aria di Roma era equiparata a quella di Frosinone? Allora vuol dire che non sono solo il traffico veicolare e le caldaie delle case a fare questo problema. La realtà è che la scienza ci deve venire incontro in questi casi. Ma come facciamo? Allora, nel piano della qualità dell'aria è prescritto e previsto che il comune possa usufruire di convenzioni con chi fa ricerca in questo ambito, con le università per esempio, con gli altri enti come la provincia. Facciamo un esempio, andiamo a Brescia. A Brescia la provincia ha stanziato pochi soldi, ma buoni, intorno a 100.000 euro, per far lavorare l'università, e hanno cominciato a mettere aiuole mangia smog, e hanno cominciato ad usare vernici che non trattenevano la polvere sottile, e quindi hanno cominciato a studiare il fenomeno. Qui si continua a dire che invece
l'unica soluzione è la chiusura del traffico. È ridicolo, ecco perché noi andiamo a tuonare nelle piazze, a ricordare alle amministrazioni che i mezzi ci sono per fare qualcosa e che i cittadini stiano lì dietro a questi amministratori a ricordare: ma l'hai fatta la relazione annuale sulle attività che hai svolto per sistemare la qualità dell'aria? No, ve lo dico io, abbiamo fatto l'accesso agli atti all'ARPA, abbiamo chiesto quante relazioni sono arrivate, quelle annuali dei comuni. Sapete che ci hanno risposto? Vediamo se ci indovinate, che ci avranno risposto? Non ce n'è arrivata una tra i 91 comuni della provincia di Frosinone, ma di tutta la regione Lazio non c'è un comune che ancora ha capito che ogni anno deve fare una relazione per dire: abbiamo messo in pratica 100 stop dei veicoli, abbiamo avuto questi risultati, il blocco del traffico non serve. E invece no, si continua a dire. Facevo presente che Ottaviani, il sindaco di Frosinone, ha scritto proprio ultimamente, quanto vanno avanti? Un'ora e mezza? E volevo chiudere. Ha fatto praticamente dichiarazioni proprio ultimamente dicendo: no, perché il blocco del traffico ci aiuta e ci sono i dati che lo confermano. Dove sono questi dati? Non esistono questi dati. I dati confermano il contrario. Pensate che hanno chiuso il traffico a Frosinone, a Ceccano, a Ferentino contemporaneamente. Bene, l'abbassamento è stato nullo. Il primo giorno aveva piovuto e c'è stato un abbassamento. Il giorno dopo si è continuato nella stessa situazione. Però, e chiudo qua con un dubbio, quando smetteranno le campane? No. Allora, il dubbio è questo: se avessimo chiesto alle industrie presenti lungo quei 40 chilometri di corso del fiume Sacco di spegnere, cosa si dice? Ma salta l'impianto. Non è così, si trovano le soluzioni. Abbassate le emissioni, cosa che in Sardegna per esempio è stata fatta, legge, proposta di legge 186 del 2015, andatevelo a vedere il consiglio regionale sardo, dove che cosa è successo? Hanno detto: visto che qui la qualità dell'aria è da anni oramai nefasta, chiudiamo con una moratoria per 5 anni a tutti la possibilità di costruire ulteriori impianti che andavano a emettere quindi emissioni nocive nell'aria. È stato fatto e hanno utilizzato le normative già presenti per dirlo. Alcuni parlano del principio di precauzione per questo, ma insomma ragazzi, di cose ce ne sono, non ci facciamo prendere in giro. Qui ci prendono in giro, ci dicono senza aver studiato, perché non è stata studiata la cosa, anzi gli studi, poi questa cosa la metteremo anche sul sito, andatela a vedere, confermano il contrario: la rilevanza del traffico non supera mai il 50%, quindi resta comunque un 50% da trovare soluzioni. Io penso che il discorso è lungo, ma la cosa più bella è che qui oggi c'era gente che voleva parlare. Io vi ringrazio per averci dato questa possibilità, perché comunque siamo lì dalla mattina alla sera con internet, con tutti i piccoli mezzi che abbiamo da cittadini, con la nostra cultura, per tentare di sollevare delle soluzioni oltre che dei problemi. E allora alla fine basta studiarsi i piani normativi per capire che i mezzi ci sono, bisogna però farli mettere in atto. Incominciamo da qui a chiedere al comune di fare la relazione annuale, la vogliamo vedere che cosa ha portato il blocco del traffico. È stato fatto, non so, l'hanno fatto qui? No, non è stato fatto, quindi vuol dire che l'aria qui è buona. Lì dove però nei comuni ci sono questi blocchi, bisogna chiedere a che cosa hanno portato. Al nulla, ve lo dico già io. Bisogna studiarle. Abbiamo l'università di Cassino a due passi, chiamiamoli, diciamo: senti, ci serve gente che studi il fenomeno, e sti 100.000 euro diamoli, perché tanto ne spendiamo tantissimi per altre stupidaggini. Noi chiediamo che vengano smessi per lo studio e la ricerca, perché sennò continueremo a parlare di stupidaggini. Noi cittadini non avremo più le caldaie, non avremo più le macchine, non avremo più niente, però l'industria continuerà a fare quello che vuole e tutti saranno felici di non sapere. Noi vogliamo essere felici di sapere e consapevoli delle soluzioni per il futuro, sia da singoli, sia come comunità, sia come gruppo Movimento 5 Stelle di qui e sia come Ciociaria Terra dei Veleni. Io passo la parola e comunque ragazzi svegliamoci tutti, perché siamo noi il paese, svegliamoci. Passo la parola a voi.
Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto i ragazzi del Veleni Tour, non solo perché ci hanno arricchito questa giornata con i tecnicismi delle loro professionalità, ma perché stanno mostrando anche cosa c'è dietro il lavoro dei meetup, che sembrano piccoli a livello locale, ma in realtà costituiscono una maglia interconnessa ampia, in cui ci scambiamo senza gerarchie, senza gelosie, invidie, le nostre professionalità per affrontare temi che la politica locale chiaramente non affronta. Perché non le affronta? Perché a differenza di noi c'è sempre un potere da conservare, affrontare problemi di tipo ambientale è scomodo perché non è affatto facile, per cui si possono perdere facilmente consensi, scontentare qualcuno. E alla fine, ecco, si arriva a soluzioni come quella citata da Paolo, il blocco al traffico, che non serve proprio a niente, mentre i problemi sono altri. E in più siamo animati da spirito collettivo solamente sui temi leggeri, ecco, feste, anche qua da Quino, banchetti, che ben vengano. Però poi, quando si tratta di problematiche serie, nessuno si pone più domande. Questi ragazzi, pure in maniera coraggiosa, ci raccontano di muoversi sempre in contesti pieni di indifferenza. Il nostro più antico concittadino, più illustre, Giovenale, che abbiamo in casa, ci redarguirebbe subito con la sua famosissima frase «Panem et circenses», che allude proprio al nostro interesse sfrenato per feste e giochi, ma solamente per quello e nient'altro. E invece siamo pervasi, come abbiamo visto, da problemi, anche qui nell'area. Subiamo effetti indiretti dell'inquinamento portato anche da altre province, come dal Casertano, che sono venuti ad interrare nel Cassinate, oppure del fiume Sacco, che nella zona di San Giovanni in Carico si riversa nell'Iri, e quindi anche il Liri, come il Sacco, non è che ha questa capacità di diluizione così forte. Addirittura quest'acqua poi finisce per contaminare i nostri mari in quella che è la ritira di Ulisse, che va da Scauria a Sperlonga, che dovrebbe essere considerata solo per il suo valore storico, culturale, patrimonio dell'umanità, e che invece noi danneggiamo a partire dalle sorgenti dei nostri bacini. E che dire, è anche sbagliato pensare che Aquino possa essere immune dai problemi ambientali, perché parliamo di Cassino, di altri territori limitrofi. Non c'è niente di più sbagliato, cioè l'inquinamento dell'acqua e dell'aria mica segue i confini comunali, che muovono pure i nostri campanillismi. Noi li sfondiamo questi confini comunali, non esiste un confine comunale che è imposto dall'uomo che possa descrivere problematiche di natura ambientale. Basta pensare che a est e sud-est abbiamo un enorme termovalorizzatore a San Vittore, che solamente una settimana fa è finito nell'occhio del ciclone della stampa, con l'incidente gravissimo, che l'incendio che ha portato a un'emissione incontrollata nell'area. E questo è un evento straordinario che ha portato anche all'ordinanza di 4 sindaci del comune interessato e di quelli limitrofi di vietare qualsiasi attività all'esterno, di raccolta ortaggi, di chiudersi addirittura in casa con le finestre chiuse. Pensate che preoccupazione per quei cittadini della parte meridionale della Ciociaria, ma pure che danno economico alle piccole imprese che fanno dell'olio in questo periodo un prodotto commerciale, ma pure delle famiglie che in un periodo di crisi si aiutano anche con l'agricoltura. E quindi pensate che tragedia questi termovalorizzatori, che possono diventare, come in questo caso, delle bombe all'improvviso, e che già in condizioni normali rappresentano un serio problema. Lo stesso termovalorizzatore nel 2012 finì nell'occhio di nuovo del ciclone, perché dall'ARPA fu rilevata uno sforamento dei valori di mercurio di ben 100 volte superiore ai limiti di legge. Ma non si può pensare di chiudere gli occhi, di continuare a produrre rifiuti e mandarli nei nostri termovalorizzatori come senza curarci di come va a finire il nostro ciclo
industriale. Il problema se lo pongono gli altri paesi, soprattutto il centro e il nord Europa. In Germania hanno ridotto, hanno sfondato la soglia del 20% dei rifiuti destinati a discariche e termovalorizzatori, puntando molto sulla differenziata, che non è la semplice differenziazione dei colori dei nostri secchi, è tutto il ciclo che c'è dietro, il recupero dei rifiuti, il rifiuto, la trasformazione che c'è del rifiuto. E come lo fanno? Lo fanno puntando sull'ammodernamento dei processi industriali che porta alla produzione di uno scarto che è quanto più differenziabile, quindi riutilizzabile. Come loro se lo sono posti questo problema, perché non esistono filtri meccanici o elettromagnetici tali da poter fermare le PM10, queste polveri sottili che continuiamo ad inalare e che non si riescono comunque a fermare. I termovalorizzatori vengono chiamati così perché gli diamo il valore dell'energia elettrica prodotta dalla combustione, ma i gas sono quelli, sono dei veri e propri inceneritori. E poi basta che ci spostiamo un po' più a nord, c'è il complesso discarica, raccolta differenziata che si muove sul confine col Felice Rocca Secca, e anche lì, sempre in maniera altanelante, articoli di giornali su questo complesso che crea polveri, odori nauseanti che mettono in ginocchio proprio le popolazioni di Rocca Secca, di Col Felice, di San Giovanni in Carico. Complesso che anche i dati dell'ARPA in maniera altanelante a volte dicono che sfora enormemente i valori sia delle limite sia per le acque che per l'aria, a volte invece rientrano, comunque commissariamenti e poi rimozione dei commissariamenti, insomma qualcosa non c'è, tanto che alcuni sindaci hanno voluto inserire il Consiglio Nazionale delle Ricerche ad accoppiarsi a queste agenzie regionalizzate che, diciamoci la verità, sono anche un po' politicizzate, che sono addette al controllo regionale. Complesso che nacque negli anni 90 in piena crisi di rifiuti che non si sapeva come gestire, e al tempo ci fu una delle scelte più tremende che potesse fare la politica provinciale, quella di delegare ai comuni la responsabilità di smaltire temporaneamente i propri rifiuti, e quindi sono nate una serie di discariche con carattere temporaneo che invece di temporaneo non hanno più nulla, perché ormai hanno superato 25 anni e sono rimaste permanenti. E solo di una settimana fa la notizia che il commissario straordinario che è subentrato all'amministrazione di Pignataro Interamna ha emesso un'ordinanza di divieto addirittura al pascolo nell'area di una di queste discariche temporanee. Pensate, di divieto al pascolo solo della pellicola più superficiale, non osiamo immaginare cosa può essere accaduto in profondità nelle falde. Ma anche a Quino abbiamo la nostra bella discarica, la conosciamo, la discarica di Pilozze, 600.000 euro e oltre di fondo regionale destinati alla recinzione, a coprire con terra questo costo cumulo, soldi spesi pure per indagini per capire che tipo di rifiuto è. E noi ci chiediamo perché è ancora lì questa discarica, fa parte del progetto una rimozione completa, o si pensa che mettendo la polvere sotto il tappeto si è risolto il problema? Noi del Movimento ci aspettiamo la rimozione completa, e non solo, pure un monitoraggio delle acque durante e dopo la rimozione, per capire se c'era un problema accoppiato al percolato di questa discarica, perché anche la posizione che fu scelta al tempo è del tutto scellerata. A monte del paese, quando le linee di deflusso sotterraneo delle falde che provengono dal nostro grande serbatoio di acqua a Monte Cairo, che corrono sotto i nostri piedi per convergere verso il fiume Liri, ce l'abbiamo a qualche metro di profondità, e noi andiamo a mettere una discarica, un punto di potenziale inquinamento a monte di tutto l'abitato centro-sud del paese, che è pure quello dove si sviluppa la maggior parte dell'attività agricola. Per cui quello va rimosso, non possiamo stare ad aspettare che le membrane che furono messe, le geomembrane al tempo
per separare il percolato dalla falda diventino vecchie, ammesso pure che siano state montate perfettamente, per gravità non portino questo inquinante in falda, compromettendo orti che noi pensiamo che siano genuini, invece ignoriamo perfettamente e poi ce li ritroviamo sul mercato, diffusi a tutta la popolazione. Insomma, come vedete, siamo pieni di problemi, non si può fare finta di nulla, ma esistono anche le soluzioni, noi perché vogliamo parlare anche di soluzioni, non solamente di problemi. Ciociaria di Terra dei Veleni è un titolo forte, come detto, ma è anche la volontà di tante persone sociare di dare una scossa a questo sistema in stallo, perché non è chiaramente l'unica parte d'Italia così inquinata, però prima di tutti il movimento qui si sta adoperando per scuotere le politiche locali. Esistono le soluzioni, ce ne sono una migliaia, a migliaia. Basti pensare, noi abbiamo un'Unione 5 Città che oltre a controllare il trasporto dei nostri rifiuti in discarica, non è che propone molto da anni. Basterebbe pensare alla raccolta degli oli vegetali esausti, che è tremenda, si parla di 160 milioni di metri cubi, di 160 milioni di chili di olio vegetale che vengono riversati nei nostri scarichi fognari in tutto il territorio italiano, e solamente un'aliquota piccolissima viene sfruttata dalle province più virtuose per trasformare quest'olio vegetale esausto in biodiesel e glicerina. È un processo chimico molto semplice, alcune amministrazioni come quella di Savona, di Genova, lo stanno facendo e recuperano biodiesel che va benissimo per i nostri motori, salvo il fatto di essere molto solventi, per cui anche questo problema è stato affrontato con nuove guarnizioni, per cui i motori che vanno a biodiesel vanno perfettamente, non c'è un problema di questo tipo. E il ciclo energetico, per trasformare 7 tonnellate di olio vegetale che finirebbe nelle nostri depuratori, che non riescono a smaltire questo carico di grassi e per poi finire tremendamente nei corsi d'acqua e nelle falde, un ciclo energetico per 7.000 kg di olio vegetale porterebbe alla formazione di biodiesel con un risparmio di energia di CO2, di acqua, di diversi litri di acqua, che ammonta a 132.000 megajoule, cioè un'enormità di energia risparmiata. In sintesi, quello che voglio dire è che il biodiesel si può addirittura produrre energeticamente a costi vantaggiosi rispetto alla produzione del classico gasolio che mettiamo nelle nostre macchine. Ma non è l'unica soluzione, c'è anche la parte indifferenziata della plastica che finisce nei termovalorizzatori e nelle discariche. Altri paesi si stanno adoperando per sfruttarla meglio e riutilizzarla, è come il Plastimix, che viene sostituito al bitume per i manti stradali, addirittura a capacità di usura superiori a quelle del bitume classico. Ma anche altre soluzioni, come quello di portare la plastica nei supermercati, come avviene a Cisterna di Latina, altre città, dove in cambio della plastica ti danno un incentivo, quindi un ticket che puoi utilizzare nel supermercato. Insomma, ce ne sono una marea di soluzioni, noi le conosciamo e vediamo tristemente che non vengono nemmeno proposte dalle amministrazioni, che pensano che con il colore dei secchi, aumentando qualche secchio qua e là, si è avanti al ciclo della differenziata, che poi non si ripercuote nemmeno in una diminuzione della Tari. E l'equazione non torna, se facciamo la differenziata deve diminuire questa benedetta Tari, e poi si scopre che a livello nazionale che sono stati addirittura fatti male i calcoli, per cui invitiamo a ricontrollare questi calcoli e a verificare se anche nelle nostre amministrazioni c'è qualche problema di questo tipo. Ma la vittoria più bella del movimento è quella che ha riguardato le leggi, ed è quella che è avvenuta meno di 2 settimane fa nel Parlamento europeo e che a mio avviso sintetizza tutto il principio che c'è dietro
il movimento, che è quello della democrazia diretta. Allora, una nostra parlamentare europea è stata incaricata insieme al gruppo ambientalista europeo di rivedere quella che è la legge sulla responsabilità ambientale, e quindi attraverso la piattaforma Rousseau che ha a disposizione il movimento, tanti attivisti hanno potuto riscrivere un regolamento che andasse a modificare la direttiva europea che viene calata nei paesi. E il problema di questa direttiva è che non si riusciva mai a farla ad applicare appieno nei singoli paesi, soprattutto in Italia, perché c'è una libera interpretazione di parecchi punti di questa direttiva. Che cosa introduce questo regolamento, ripeto, redatto da una marea di attivisti del Movimento 5 Stelle e passato con la votazione di 532 parlamentari europei? Introduce nuovi elementi importantissimi, come quello della soglia di danno ambientale, che è fondamentale, perché non dà più scampo nel discriminare o meno una zona dal suo grado di avvelenamento, ma vuole proprio andare a definire su tutto il territorio europeo in maniera univoca se quel territorio, alla luce dei parametri sforati, è considerabile avvelenato o meno. Ma introduce anche eventuali soluzioni, come quello dello sgravio fiscale per le aziende che mettono in piedi un processo produttivo che porti a migliorare la qualità ambientale e soprattutto i prodotti, a diminuire il quantitativo di prodotti indifferenziati. Introduce pure il concetto di fondo europeo per i disastri ambientali. Lo sappiamo bene che la giurisprudenza non riesce a trovare più responsabili quando il cerchio diventa troppo ampio e il tempo si allunga, diventa più complicato per la giurisprudenza andare a ricercare a ritroso le eventuali responsabilità. E questo fondo europeo ha il principio base per cui il territorio va tutelato, un dovere di tutta l'Europa, per cui se si è sbagliato in passato, chi ha sbagliato non si riesce a raggiungere, in ogni caso è responsabilità di tutti far fronte al problema e cercare di porre rimedio. Questo è lo strumento concreto di democrazia diretta che è avvenuto realmente, quindi chi critica che è un'utopia si sbaglia di grosso. E vorrei chiudere infatti con una delle, cioè diciamo che questo concetto di democrazia diretta apre a tutti i cittadini liberi la volontà di fare politica, lo si può fare concretamente dando piccoli apporti anche con le diverse professionalità. C'è un discorso che è la base di tutto il pensiero pentastellato, che è quello che è racchiuso nel discorso di Pericle, che fu fatto nel 450 a.C., più di 2400 anni fa, agli Ateniesi, e che viene preso a base del pensiero, della democrazia, su cui è stato impostato gran parte del pensiero occidentale. In sintesi, questo discorso che fece Pericle, si dice che ogni libero cittadino può e deve fare politica, non esistono distinzioni di classe, di razza, di gerarchia all'interno della società, ma soprattutto chi non si occupa di politica nemmeno minimamente, che significa governo del territorio e del popolo, non governare il popolo e il territorio come invece ci insegna la politica di sempre, chi non si occupa minimamente non è che è un uomo innocuo, è un uomo perfettamente inutile. Questo dice il discorso di Pericle. E, in sintesi, concludo qui. Io vorrei ringraziare le persone del Meetup di Aquino per lo sforzo, perché ognuno di noi è preso dalla vita privata e quindi organizzare un evento non è mai facile, come pure i ragazzi del Velenitour che a mio avviso sono coraggiosissimi, vanno in giro per la provincia, insomma vanno a scuotere, a cercare di scuotere le coscienze, ma anche le amministrazioni ad aprire gli occhi, a non tenersi troppo incollata con la poltrona, ma a cercare di effettivamente di aiutare le popolazioni a risolvere i problemi. Anche il Meetup di Piedimonte che ci supporta sempre, con il quale collaboriamo, abbiamo
affrontato anche tante iniziative che vedete sintetizzate nel tabellone, che riguardano le altre stelle, oltre a quella dell'ambiente, che era chiaramente la prima che ci premeva, ma abbiamo affrontato anche la stella acqua, la connettività, i trasporti, insomma tutto quello che ruota intorno al discorso concatenato che c'è dietro il Movimento 5 Stelle. Per cui invitiamo tutte le menti libere che vogliono unirsi a noi, perché un altro aspetto importante è che la voce preziosa dei singoli è fondamentale per noi. Noi non vogliamo che nessuno davvero resti indietro e che chi viene messo da parte dalla politica locale ha la possibilità di esprimere i suoi pareri, le sue idee, costruire delle iniziative con noi. Noi ci riuniamo così, con un impegno temporale minimo, in luoghi pubblici, perché non abbiamo niente da nascondere, per cui l'invito è aperto a tutti. E con ciò auguro buona domenica, grazie per averci ascoltato ed essere stati pazienti. Buona domenica a tutti.